Pronto? Pronto? Ciao. Buonasera, mi senti? Ti sento. Meno male, perché eravamo preoccupati qua con tutte queste tecnologie, questi cavi. A quest'ora è difficile. Effettivamente. Anzitutto, come stai? Tutto bene, alla grande, sto per uscire in preparazione perché stasera abbiamo un evento molto importante a cui parteciperemo e niente, mi stavo preparando e aspettando la vostra chiamata. E noi siamo arrivati, un po' in ritardo ma siamo arrivati. È così. Beh, visto che hai introdotto che stavi per uscire, te lo chiedo subito, dove vai? Noi lo sappiamo. Allora, una serata al Brancaleone stasera, di tutto praticamente il reggae romano, a sostegno della ricerca per l'atrofia muscolare spinale e soprattutto per un ragazzo che si chiama Danilo, un bambino che si chiama Danilo che ne ha affetto, diciamo che la serata è stata fatta per aiutarlo, insomma, in qualche maniera. Quindi tutti uniti, tutti quanti lì, senza, insomma, dell'età di cantare, di fare, ma solo per aiutare, insomma, tutta la reggae romana al Brancaleone. Quindi venite tutti. Allora, in realtà la chiamata stasera è dedicata a te e al tuo nuovo singolo. Ce lo presenti? Ok, il titolo è Don't Stop e la canzone parla, diciamo, in generale di amore, ma amore inteso universalmente, in tutti i suoi aspetti. Anche nel video stesso cerchiamo di descriverlo nelle varie forme e soprattutto anche di rispetto, cioè di rispetto verso la libertà, la libertà delle donne, insomma, in generale, che vengono spesso represse nel mondo. E il concetto è un po' questo, cioè quello di dire danza libera, vivi libera e non fermarti mai. A me il video è piaciuto, la canzone anche. A tutti noi. Esatto, perché qui siamo in quattro, nel frattempo non ci siamo neanche presentati da perfetti cafoni. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Io sono partito Vugge subito Nero. A tromba, il Vugge Nero qua. Esatto, quello che ti ha chiamato oggi pomeriggio. Alla mia sinistra c'è il nostro Vugge Veve, nonché Valentino. Piacere. Alla mia destra, che mette la musica, Vugge Pedro. Bella, bella. E dall'altra parte sulla chat c'è il nostro Marco Moto. Bella. Un bel big up a tutti quanti, by Ufer. Bomba clap, Reggae in Roma. Sentiamo questo radio. Alla grande. Allora ti dico thank you. Senti, allora, dici un po' quando inizi ad innamorarti di questo genere musicale, perché poi io mi sono un po' informato giustamente su di te per non fare gaffa, e vedo che, insomma, hai avuto da piccolo determinate strade e poi a un certo punto è arrivato il reggae, quindi... innanzitutto, assolutamente. Se ci vuoi, allora, anche raccontare un po' del passato, ben venga, insomma, perché... Ok, faccio un attimo... Una piccola panoramica sulla mia carriera musicale. Insomma, va bene, nasco come musicista, ho studiato per 10 anni basso e pianoforte e contemporaneamente ho sempre avuto la passione, anche fatto gare, cose varie per la breakdance e per scrivere rime rap. E proprio una passione totale. Poi intorno a più o meno 15 anni fa sono stato a Londra, ho conosciuto dei ragazzi giamaicani che, così, giocando per strada, facevano queste rime particolari, ragamuffin, il primo ragamuffin che sentivo nella mia vita, insomma, e niente, è nata una passione praticamente immediata. Già c'era chiaramente una conoscenza e una passione per quanto era il reggae classico, Bob Marley, però, diciamo, in quel momento è scattato proprio qualcosa in me che mi ha detto, che l'ha fatto dire: che figata, tutti questi come ti muovono con la voce, che figo. E da lì ti sei tuffato in questo mondo, in questo genere che ci appassiona. Ma guarda, un po' devo dire la verità, è stato più poi dopo, oltre la passione personale, è stata proprio la spinta di questi due ragazzi che erano, immagini, due alti 1,90 m, giamaicani neri e io piccolino bianco, e loro mi chiamavano White Nigga perché non so, c'avevo un vocione, quindi la woofer pure, no? Esatto. Ok, ci hai svelato anche bene perché avevi questo soprannome.
Allora, assolutamente, assolutamente. Vabbè, poi vai. Abbiamo visto comunque che hai collaborato anche con tantissimi artisti. Cioè, sì, comunque durante tantissime collaborazioni, collaborazioni in primis con insomma il mio gruppo storico che era Terra d'Unione e ex Mamma Calura, con cui abbiamo fatto tantissime cose in Italia, da selezioni per la Modena Vibra al Sigla Reggae Festival, insomma tantissima esperienza, e aperture come per Trichi, Massive Attack, e collaborazioni appunto esterne come vengono ancora oggi insomma rappresentate in quello che è il Red Gold Green Movement, cioè ovvero con Virtus, con Antonio Montano, Acoustic Impact, insomma un sacco di gente, Ginko, con cui abbiamo fatto una canzone insieme bellissima, Non mi fido, per contro diciamo la riapertura delle centrali nucleari in Italia, e così via, e tantissime altre che neanche ricordo tutte. Sì, no, noi ce l'abbiamo adesso davanti, quindi le possiamo vedere, sono veramente tante. Sono veramente tante, infatti. Mentre adesso, diciamo, tra virgolette, stai militando in questo Red Gold Green Movement. Sì, praticamente diciamo. È una cosa nata quasi spontaneamente, devo dire la verità. Cioè, amici, produttori, cantanti, ci siamo un po' uniti, guardati in faccia, abbiamo detto perché non proviamo, insomma, a far sì che il nostro lavoro insomma venga un po' stimolato dalla collaborazione, e anche i modelli di promozione, insomma, cioè ci spingiamo tutto da solo, è tutto autoprodotto, quindi anche il video, appunto, anche i brani dalla A alla Z vengono autoprodotti. E poi quest'anno c'è stato un incontro particolare che ci ha dato una strada, un percorso da seguire, che è Tommaso Piotta, con cui collaboro in un programma radio. Anche tu, infatti volevo arrivarci anche a quello piano piano, su Radio Città Futura, diciamo, tanto non ci abbiamo problemi. Yes, troppo avanti show, sì, il sabato e la domenica, e anche lì appunto lo stimolo è stato quello di fare un po' di ricerca nel mondo reggae mondiale, ma soffermare tanto anche sulle nuove produzioni italiane, su ciò che viene dal basso, su far ascoltare insomma quello che c'è qui, che c'è tantissimo di buono, e ormai se ne stanno accorgendo in tutto il mondo praticamente. Vedi persone come appunto Virtus, ce l'ho vicino, o Rafael, o magistralmente Alborosi, insomma è stato il primo. Sì. E quindi niente, questo è che comunque in Italia c'è una grandissima cultura dell'ambiente reggae, sono più di 20 anni che comunque si cavalca quest'onda, la Massive è tantissima, l'ascolto è tanto, e forse è arrivato il momento che anche oltre l'underground insomma venga un po' apprezzato e ascoltato, anche per diffondere un po' messaggi positivi rispetto a ciò che va nel main. Stiamo dalla tua parte sicuramente. Senza ombra di dubbio. Immaginavo. Allora, quindi, progetti futuri, è inutile chiederlo, insomma, mi pare che c'è molta carne a fuoco, esatto, come si suol dire. Guarda, sì, c'è tantissimo, per adesso, insomma, prossime uscite non riguardano, cioè riguarderà la prossima, riguarderà Antonio Montano, con Ora, Iovine, che uscirà il 22 di novembre. E poi subito dopo il mio secondo singolo, appunto, singoli che sono usciti per tutti quanti noi, che è un'altra cosa che appunto ci troviamo a curare ultimamente, Hitmania Dance, che sembrerà un nome stranissimo per il nostro mondo, ma quest'anno ha aperto con un quarto CD alla musica urban street, e appunto ci è stato affidato tra virgolette la scelta di ciò che poteva essere veramente buono nell'underground del reggae, e ve ne occupate voi. Siamo trovati a fare un po' di uscite, questa l'ultima è stata la mia, con questi due pezzi, Don't Stop e Quello che dirai, che uscirà appunto intorno a Natale. Quindi ricordacelo, avvisaci, perché rifaremo la chiamata, ripresenteremo il singolo, perché è giusto che
bisogna diffondere, diffondere, quindi perché no, a dicembre ci risentiamo sicuramente. Certo, certo, come no. Visto che ce l'hai detto. È il minimo. Poi sono sicuro che vi piacerà, perché cioè, se vi è piaciuto questo che dà un sapore moderno, un po' più crossover, quello invece è proprio super roots, quindi okay, credo che vi piacerà. Beh, essendo noi una radio a 360 gradi sul reggae, quindi sta tranquillo che l'apprezzeremo. Grandi. Vabbè, adesso la voce di uno fortissima, degli altri poco, quindi ogni tanto mi fermo per capire se parlate. Tranquillo, è qua perché siamo un po' in versione ruzza. Un po' ruzza anche noi, anche se siamo davanti a dei computer. Comunque, ti vogliamo lasciare ai tuoi impegni, perché comunque abbiamo visto che la serata è lunga e penso che stia cominciando solo adesso. Ovviamente adesso, prima di salutarci, innanzitutto ci ripeti dove vai e cosa c'è stasera. E io invece ufficialmente spero di sicuramente risentirci, ti invitiamo magari qui a Fuso la Radio. Prossima volta ci vieni a trovare direttamente qua. Esatto, perché Fuso Radio è un'altra realtà presente a Roma, tra virgolette nuova, e avremo piacere di fartela conoscere, perché a Fuso il Fuso Lab 2.0 che ospita Fuso Radio, ecco, l'ho detta meglio. Okay. Quindi anche qui bisogna introdurre il reggae, quindi noi stiamo cercando in qualche modo di farvi passare un po' a tutti, ma non per sentire opinioni, per creare qualcosa qui, quindi anche tu sei invitato, quindi mi farebbe piacere che ci incontriamo qui un giorno. E allora ti faccio pure un regalino che fa così: no 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 sto Fuso Radio maestro, lo vuoi per quanto da regga vibes, non si ferma mai, stasera al Brancaleone per Danilo contro l'atrofia muscolare, venite tutti, voglio don't stop woofer boom clap. Bellissimo, grazie, perché mi piace troppo, bel regalo. Grazie a voi ragazzi, allora, grazie a noi. buona serata, mi raccomando, speriamo che sia pululo di gente, e noi adesso mentre attacchiamo ovviamente sta partendo la tua traccia Don't Stop. Grazie ancora, buona serata. Grazie a voi, un big up a Fuso Radio, bella, ciao. Sia la nostra via insieme, o vicini amici sai, se non sarà lontani, fa dico ballo dance, coloro il mondo è un vanto, non sono un santo, canto io, hey, miro in avanti e spicco un salto, volevo dirti fai con me, ma invece parto, solo e stanco baby, solo e stanco mi movimento, yo, vivi contenta, e tu sai che bruci nella dance come il fuoco e tutta gente qua, prenderai, vibrando qua tua pancia da Islamabad, e tu sai che bruci nella dance come il fuoco e tutta gente qua, prenderai, vibrando qua tua pancia da Islamabad, e don't stop. Donna, lady, bimba, l'importante per davvero è solo che sei libera di giocare, ballare, sognare, costruire e un mondo per i tuoi figli più felice. Allora, bella sola signorina stella, ridi contenta mentre ne fai una qua con me, sai che la passi avvicina a volte sconsolato, che guardando il tuo viso ammira tutto il creato, baby. Hey, tu sai che bruci nella dance come il fuoco e tutta gente qua, prenderai, vibrando qua tua pancia da Islamabad, sei il nella danza come il fuoco e tutta gente qua, spenderai, vibrando con la tua pancia da Islamabad, baby, lady, 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 nella danza no, lady, 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 balla, balla, sì, lady, 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 nella danza no, lady, 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 balla, balla, sì. Don't stop.
numeri, dimmi cosa posso fare. In questi tempi di crisi come posso agire? Affrontare tutto a viso aperto e mai fuggire. Insieme a te trovare per me qualcosa da costruire. E allora dimmi, dimmi come posso fare per realizzare un mondo migliore. Insieme sai dove possiamo arrivare. Mi deve essere lì senza mai più soffrire. Perché non è più il momento di aspettare. Ma se continua così è facile affondare. E poi diventa davvero difficile trovare un modo pure senza più iniziare a risalire. Rimescolare le carte, armarsi e poi parare. Per loro è solo una sfida come nel gioco a poker. Buttare soldi senza mai più pensare che la vita è prima o per la tutelare. Se poi piano piano inizia a montare una voglia di combattere. Vuoi cominciare a chiarire che non siamo disposti più a rinunciare. No, ai diritti che madre terra ci ha donato come creature. E che saremo sempre pronti a lottare nella speranza di un mondo migliore. Allora dimmi, dimmi cosa posso fare. In questi tempi di crisi come posso agire. Affrontare tutto a viso aperto e mai fuggire. Insieme a te trovare per noi qualcosa da costruire. E allora dimmi, dimmi come posso fare per realizzare un mondo migliore. Insieme sai dove possiamo arrivare. Vivere sereni senza mai più soffrire. Io piani metropolitani e no rules. Ma se di mezzo c'è il cuore io ti dico solo zero scuse. Che te pensi che siamo sbandati e sbandate? Invece abbiamo ali pronte a volare. Conquistare ciò che diritto dobbiamo avere. Senza più dover aspettare i tuoi bisogni dei tempi d'elefante. Pesante, incalzante, schiacci tutti quanti. Se non ti fermi finirai pure te sotto la ruota del tuo carro dorato. Sfigato, sei solo uno sfigato, ammanettato al tuo peso dannato. Rego green vibes, no, non si ferma mai, no, mai, no, mai, no, no. Yo, yo, hey. Dimmi, dimmi solo quello che è in testa. Canta insieme a noi e viaggia sempre in questa festa. Dimmi, dimmi, dimmi solo quello che ti va. Senti qua se stai, VFW non si ferma mai. Dimmi, dimmi, dimmi solo quello che è in testa. Viaggia insieme a noi e balla sempre in questa festa. Dimmi, dimmi, dimmi solo quello che ti va. Senti W qua, non si ferma mai, mai, mai. E allora dimmi, dimmi cosa posso fare. In questi tempi di crisi come posso agire. Prontare tutto a viso aperto e mai fuggire. Insieme a te trovare per me qualcosa da costruire. Eccoci. Eh sì, sì, questo è un altro pezzo del nostro amico Woofer. Crisis. Tanto è salito Vugemoto ai controlli. E penso che se ne siano accorti perché tu stai parlando, quindi due sì, cose insieme volte, sappiamo che non riesci a farle. Sappiamo che non riesci a farle due cose insieme. Non ti offendere sempre, no, se uno ti dice una cosa. Parla, parla. Oh. È proprio acido sto ragazzo. Acidone, no? Vedi invece Vugemoto quanto è bravo. Sta mettendo la musica. Intanto nel frattempo parlo. Riesce a parlare anche con chi ci ascolta. E intanto questo faccio partire sto pezzo che è Sweet Jamaica, Anthony B. Dai un po'.